Allora, Cagna, ci voglio parlare di una cosa. L'altro giorno ho riletto una notizia, no? Vabbè, a parte il trattamento sanitario obbligatorio di Sara Tommasi, ho letto che per il filmino porno che ha girato Sara Tommasi, i due produttori sono ora accusati di aver forzato Sara Tommasi riempiendolo di droghe per fargli fare il filmino porno. È stata aperta un'indagine, ancora non si sa molto, però voglio dire una cosa. Conoscete Sabrina Nobile, quella che ha fatto il servizio delle Iene su Sara Tommasi? Quella che va davanti ai parlamentari a chiedergli cos'è il Darfur, bla bla bla. Non l'ho mai sopportata. Uno, perché lei va a delegittimare il Parlamento che già si delegittima da solo, giocando però sul populismo. Cioè, io faccio vedere alle persone che questi non sanno cos'è il Darfur, quindi pensate che classe politica abbiamo. Io non sono d'accordo su questo, perché io per fare il politico, per fare il parlamentare, non devo sapere cos'è il Darfur, non devo sapere quando è stata scoperta l'America. Ok, potrebbe dimostrare cultura personale, ma mettiamo caso che sono un medico che so tantissime cose di medicina. Quando ci sarà da fare una normativa, delle leggi sulla riforma ospedaliera, sulla riforma sanitaria, sarò un valido contributo. Se magari in quel giorno si discuteva del Darfur, puoi aver ragione a farmi domande, ma se io in quel giorno sto andando a discutere l'aumento dell'IVA sulla carta, non lo so, non mi puoi, cioè, posso non sapere una cosa. E quindi non l'ho mai sopportata per questo, perché gioca sul populismo per delegittimare una cosa che è già delegittimata di per sé. E cosa ha fatto Sabrina Nobile? Ha fatto un servizio su Sara Tommasi, la va a trovare poco prima che faccia il film porno e si trova davanti una persona palesemente non lucida, una persona palesemente non in grado di intendere di volere. Quando arrivano i produttori a prenderla davanti a Sabrina Nobile per fargli fare il filmino porno, Sabrina Nobile l'unica cosa che è in grado di fare è chiedere: ma sei sicura? Sei convinta? Si vede che lei è preoccupata. Si vede. E siamo preoccupati anche noi. Si vede che non è in grado di intendere di volere. Ma tu, che vai a fare la morale ai politici, con che faccia poi puoi tornare a fare questo programma dopo che si è saputo che è stata aperta un'indagine sul filmino porno di Sara Tommasi? Cioè, tu ti trovi una persona capace di intendere di volere e la dai in mano a due persone che la mandano a fare un film porno. Tu lì dici: no, questa non si muove, guardate in che condizioni è. Non può fare niente, se voi ci provate io chiamo la polizia. Perché Sabrina Nobile non è intervenuta? Non aveva... Dov'è la sua deontologia professionale? Dov'è anche un semplice atteggiamento civile, no? Cioè, se io vedo una persona in difficoltà, una persona che non è in grado di volare, non posso mandarla con delle persone che gli stanno per fare un filmino porno. Sabrina Nobile lì non ha agito. E allora non andasse a fare il morale politico e pensasse alla sua di morale, perché è veramente vergognoso che non abbia... Almeno non si sia preoccupata in questo senso, dicendo: attenzione, questa non può fare il film. Non ho detto che... Non voglio dire che lei ha commesso missioni di soccorso, non voglio dire che quelli hanno fatto, perché non si sa nulla. Però tu moralmente, come donna, come hai fatto a mandare al macello un'altra donna? Perché lei comunque in quel momento non era in grado di intendere di volere ed era palese. È avvenuto sotto i tuoi occhi, non puoi far finta di nulla. In quel momento fermi tutto e dici: no, fate un altro giorno quando sarà meglio, in questo momento non è in grado. E se voi insistete, io chiamo la polizia. Non l'ha fatto, allora, cara Sabrina Nobile, quando vai a chiedere, vai a fare le lezioni sul Darfur ai politici, perché non vai a fare una bella lezione di educazione civica? Così, tanto per. Ciao Sabrina.